Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione sul verbo proseguiamo la spiegazione iniziata in precedenza, quindi approfondendo i concetti di radice e desinenza di persona e di numero. Nella prima lezione avevamo già spiegato come il verbo sia quella parte del discorso indispensabile per qualsiasi comunicazione. Infatti il termine stesso verbo deriva dal latino verbum, che significa parola, quindi è la parola per eccellenza all'interno di una frase ed è sempre presente in qualche modo, anche quando non è espresso, ma di fatto è sottointeso nelle cosiddette frasi nominali. Oggi approfondiamo la conoscenza di questa parte del discorso andando innanzitutto a spiegare che cosa sono la radice e la desinenza. Ecco, allora il verbo è composto da due parti, una parte invariabile che viene detta radice e una parte variabile che viene detta desinenza. E queste due parti hanno una funzione differente. La parte invariabile contiene il significato di base del verbo. La desinenza, che invece è variabile, fornisce delle informazioni ulteriori che riguardano la persona, il numero, il modo e il tempo. Prendiamo ad esempio il verbo amare e in particolare l'espressione amò. Se io dico amò, la mia radice è am e indica l'azione espressa, quindi indica che questa azione è quella di amare qualcuno o qualcosa. La desinenza della O accentata mi fa capire che chi compie l'azione è una terza persona, quindi egli amò oppure ella amò. Quindi è una terza persona ed è una terza persona singolare, è una sola. E inoltre mi fa capire anche che questa azione è realmente accaduta, quindi modo indicativo, ed è accaduta nel tempo passato. Quindi l'insieme di tutte le forme che un verbo assume, modificando la sua desinenza, si chiama coniugazione e otteniamo appunto la coniugazione del verbo modificando le varie desinenze a seconda delle informazioni che vogliamo fornire. Quindi con la radice diamo il significato di base del verbo, con la desinenza diamo delle informazioni ulteriori e più precise. Vediamo le persone e il numero che sono strettamente legati appunto alla variabilità della desinenza. Le persone del verbo sono 6 e 6 sono le desinenze che le indicano, 3 per il numero singolare e 3 per il plurale. Quindi prendiamo sempre il verbo amare, facciamo l'esempio al tempo presente, presente indicativo, avrò al singolare io amo, tu ami e alla terza persona egli, esso, ella ama. Al plurale avremo noi amiamo, voi amate, essi, esse amano. Ecco, molto spesso di recente si mettono anche lei, lui e loro come soggetto. In realtà non è correttissimo dire lui ama o loro amano, bisognerebbe dire egli ama, essi amano, utilizzando lui e loro solo in funzione di complemento. Ad esempio in una frase di questo genere: ho visto lui mentre andavo al cinema, ho avvertito lei di eccetera, di fare questa determinata cosa, o ancora ho detto loro di stare attenti. Non è che dico ho detto essi di stare attenti oppure ho visto ella o ho visto egli. Ecco, quindi una volta si distingueva in modo molto preciso egli, ella, essi, esse come soggetto, lui, lei, loro come complemento. Oggigiorno ormai possiamo dire che almeno per quanto riguarda la forma orale lui, lei e loro sono diffusi tranquillamente in funzione di soggetto e tendenzialmente si tende ad accettarli ormai ampiamente anche in forma scritta. Come sappiamo, una lingua è comunque qualcosa di vivo, si modifica nel tempo e quindi nel momento in cui una qualche usanza linguistica si diffonde ad ampio spettro e viene condivisa dalla maggior parte della popolazione,
da lì a breve la storia ci insegna che poi questo uso viene acquisito e ormai percepito come la norma, fin tanto che poi anche i dizionari e anche le, diciamo così, i referenti più eruditi accolgono queste novità. Quindi sarà comunque il futuro sicuramente a darci poi riscontro di quale sia la forma migliore. Ecco, certamente già oggi molti testi di grammatica ormai includono anche questi pronomi in funzione di soggetto. Un'ultima cosa da tenere presente è che spesso nella lingua italiana la persona che svolge la funzione di soggetto è sottintesa. Quindi, ad esempio, se usiamo un'espressione di questo tipo, corriamo, risulta già chiaro dalla desinenza iamo che il verbo si riferisce a noi, quindi alla prima persona plurale. Quindi capita che molto spesso nel linguaggio sia parlato sia scritto il pronome sia sottointeso. Bene, con questa lezione abbiamo terminato, spero l'abbiate trovata utile e vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere gli aggiornamenti. Arrivederci e alla prossima!